Cari amici, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ci proviamo uno dei Pokémon che, quando abbiamo saputo i Pokémon di ritorno con il secondo DLC, beh, eravamo quasi certi sarebbe stato protagonista, e invece non lo si sta vedendo molto. Quindi andiamo a provarlo insieme a Raquanid in un team Trick Room con Dusclops, peraltro molto interessante, anche con Aids antidondoso, infatti oggi non ne troveremo, per andare anche peraltro a pulire la Intimidate eventuale e direi certa su Raquanid, su anche Roaring Moon, Rilla, Lando, tanti Pokémon fisici, e con un Flutter a supportare con i suoi attacchi speciali. Prima di cominciare ovviamente vi invito ad iscrivervi al canale, a lasciare mi piace, nonché nello scorso video abbiamo parlato di annuncio che avremmo fatto di lì a poco. Ecco, l'annuncio c'è stato, abbiamo annunciato, cari amici miei, la Best of 3 Ladder League, ossia una sorta di battle spot privato in Best of 3 a lista aperta, fruibile sul nostro server Discord degli abbonati del canale Viola. Quindi adesso, come reward sul canale Viola, non avrete soltanto 3 giorni a settimana uno sportello competitivo dalle 21.30 alle 23.30 con 3 ragazzi pronti ad aiutarvi a buildare, a testare insieme, a scambiare idea, ma avrete anche questa ulteriore reward. State giocando in tantissimi, è stata veramente un'esplosione di entusiasmo, perché chiaramente c'è voglia di giocare, c'è voglia di giocare in Battle Sport a Best of 3. Peraltro il tutto arricchito da una bella anche possibilità di poter comparire in un ranking, questa classifica che potete vedere qua, con anche varie statistiche, record di vittorie consecutive, ma soprattutto quello che è il punteggio, quello che conta, una classifica che poi ogni mese, andandosi a resettare, andrà a consolidare i 4 giocatori migliori che poi giocheranno un torneo e vinceranno anche dei premi, torneo che poi andremo anche a streamare magari sul canale qualche volta. Detto questo, quindi io vi invito a venire su quello Viola e a joinare. Non ve lo dico per strapparvi un abbonamento, ve lo dico perché se vi volete divertire in competitivo Best of 3 lista aperta, beh, adesso potete anche farlo, è un'opzione in più. Detto questo però, ho parlato anche troppo, andiamo a provare Raquanid. Acquista titoli digitali a prezzi scontati su Instant Gaming utilizzando il link in descrizione. E buona visione. Abbiamo un Roaring, c'è anche il nostro avversario con CU Flutter, che secondo me sarebbero potuti essere pesantemente dentro la partita per bloccare Dusclops, che noi abbiamo portato nel retro bottega. Invece lui va di Farigiraf, un Farigiraf che secondo me allora a questo punto è esclusiva, cari amici. Vediamo un po', ci aumentiamo la velocità. Sono tentato da knock-off. Sono tentato da knock-off battipiedi, vi dico tutto. Andiamo doppio su Entei. È vero che segargli di knock-off a destra mi intriga, però non so a questo punto neanche se mi conviene. Se fa Dazzinglim, beh, deve ferare, eh. Dai, no, fammi andare doppio su Entei. Secondo me farà Terra Farigira diventando Fei, perché sennò ha paura di knock-off. Terra, ok. Erba. Sono tutti Terra Norma. Lui è Terra Erba. Vabbè. Questa comunque è un gran bel danno, però lo stomping chiaramente non finisce il lavoro. Ecco, ci fosse stata la lista aperta io ci avrei fatto U-turn. Magico uovo. 50% possibilità di burnare, che sul nostro canale è 100%. Distorto zona, ok. L'ha messa lui, eh. L'ha messa lui. L'ha messa lui. Protect è dentro l'acqua, che non può essere burnato. E quindi è un ottimo switch in. Arriverà il Dazzling probabilmente. No, l'Hyper Voice. Araqua, grande difesa speciale. Un'Araqua della Fiorentina al nostro. Posso andare a tirare l'Hydro Vortexone cattivo, che continua a chiamare ovviamente l'Hydro Vortex. Vi dirò, Quasar Quasar. È bellino anche Sanguisuga a sinistra, eh.
non ha Switch. E mi ripiglio anche un pochino. Mi garba di più. Perché se mi ci butta per dire Ogerpon... Entei tirato giù da una mossa bug. Bellissima questa cosa. Knock-off non è poco. Peraltro knock-off che va a prendersi lui. Oh, la trick l'ha messa lui, eh. Io non ho colpi, ragazzi. No, invece è poco, giusto, perché la maschera conta come oggetto non toglibile. Qui entra Flutter. Entra il Flutter. Allora, attenzione, turni di Trick Room 2. Lui ha già atterrato. Io faccio doppia Protect, perché a questo punto mi installo la Trick Room. Per poi uscirne con Terra Poison... Tailwind. Isera mi fa follow me di sanguisuga, io non lo killo quel catafalcole. Poi voglio vedere su cosa si locca. Ho un'opzione in più a fare questa cosa, perché se fa Dazzling per esempio, o se fa ago difesa, abbiamo modo di andare a doggiargliela. O fate scoppiare di mi piace sto video, eh. Magis brilluccichio. Sapete che potrei anche fare white card, ma... a sapere che lui è specs. Non gli è partito il booster, raga. Sarà specs. E dai. Non gli è partito il booster, bimbi. Aspexone. Lo scopriremo vivendo. Bodyguard. Lui dovrebbe far follow me, eh. Perché se no prende l'Hydro Vortex nei denti. Qui arriva Magi Brillio, perché lui, dai, è specs. Lui è specs. E quindi qui un'altra privazione. C'è comunque un altro bel dannetto. La distorto zone torna alla normalità. Se io vado di privazione qui white guard, ora stai a vedere, cambio mossa, sarebbe da ridere veramente. Eh sì, secondo me questa è la play. Mi spaventa il fatto che sia rimasto, ragazzi. Mi spaventa e non poco. Lenti scelta, ottimo. Deve aver per forza all'inizio del turno selezionato Magi Brillio. Allora, godo. È vero che gliela togliamo, tutto quello che volete. Ora quindi può cambiare mossa, però... gli abbiamo fatto 90, direi che merita. Ora si fa Terra Poison. Ora si fa Terra Poison. Bella roba. Dominata questa. Molto bene. Molto bene. E qui Araquanid ha tirato fuori quello che era anche uno dei temi, ossia poter danneggiare ma anche poter supportare con White Guard, che peraltro torna bene con Rory Moon, che magari è soggetto ai Dazzling Gleam di Flutter. Andiamo avanti. Insisto, riporto Araqua, però non porto Trick Room, qui non la porto proprio, perché sennò rischiamo veramente troppo da... rischiamo veramente esageratamente troppo da Among Us. Anche qui, la terra di Volcarona, saperla, non saperla, ci fa tutta la differenza del mondo, perché se è terra drago è un conto, se è terra, faccio per dire, erba è un altro, o acqua è un altro ancora. Ripeto,
volete la Best of 3 a lista aperta, adesso ce l'avete. Peraltro io ci farò anche le live, cosa che non ho detto, ci ho già fatto due live, ritrovate nel canale dei ricaricamenti Francesco Pardini Live, al quale peraltro vi invito a andare ad iscrivervi, e insomma vedrete che c'è come fra il mangiare e lo stare a guardare. Live di Battlespot non spariranno, però diventeranno proprio di Best of One Piece, perché sarò io il primo a giocare la roba nociva. Un avvento in coda ci sta. Quanto siamo con Araqua Coso? 42. No, l'avvento in coda non ci sta. Lui c'era. Devo mettere da Volcarona. Anche qua, io non so se ha Bug Buzz. Vedi? Era Water il bastardo. Io ho portato Rilla. Per coprire questa possibilità. Vediamo cosa c'ha. Benda scelta, godo. Ci avrebbe fatto veramente un gran male. E anche per coprire una Mongoose che io mi immagino lui aver portato magari nel back. Qui è un buon ingresso di Araqua. Lando li abbiamo sbendato, M1. Araqua è un ottimo comunque sponge anche per tutto ciò che Volcarona può offrire. Qui arriverà forse YouTube CB. Non è per CB, ricordiamolo, è a -1. Quindi è un danno tutto sommato contenibile. Da Death, la morte. Among Us. Ve l'avevo detto. Che è una delle frasi peraltro più belle da dire, no? Ve l'avevo. Allora, noi si può anche entrare di Rilla. Rilla Protect. Si può fare. Ci rischiamo un'onda harda. Forse a questo punto mi merita fare addirittura vento in coda. Un figlio spora. Qui lui tecnicamente dovrebbe proteggerlo Volcarona e fare spora. Tecnicamente. Ho la play, Rilla. E Wildcat. Che se fa onda calda, da vedere, Firiden. O peggio ancora Bug. Peggio ancora un'altra rilancio. Vabbè, qui da capire dove abbia fatto spora. Forse l'avrei fatta proprio su Araqua. No, buono. Allora, noi siamo terra erba e mi sembra il caso di farla dura. Che dite, ce lo prendiamo in switch in un Landorus che viene a intimidire? La facciamo questa bella play del pardo? Sì, dai che la facciamo. Giù Lando. Il problema è che poi ci sega Rilla Boom, che a -1 Tera di erbo scivolata, vedrete, non farà la hit su Volcarona. Gli farà un 75, che può essere 80 come 65, dipende molto anche dalla spread di Volcarona, se fisi o meno, noi non lo sappiamo questo. E infatti, ve l'ho detto, Vol di fuoco. Perché? Perché quando noi giochiamo a Raquanid con White Guard andiamo a trovare Vol di fuoco. È tutto assolutamente naturale, no? Il fatto che abbia fatto Vol di fuoco però ci fa presagire che forse non abbia Bug Buzz, altrimenti Bug Buzz sarebbe stata una buona giocata, sempre e comunque, no? Io a -1 con Araqua di sanguisuga non lo killo, bambini miei. Vi do questa triste notizia. Devo però cercare di incassare. Ho dovuto terare, lo so che era una tera da dover fare.
Polvo rabbia, noi si mette Tailwind solo per poi poter fare vasto impatto frana. Se ci tira giù Roaring con Magbuzz, potete finire. Giga assorbimento. Ecco, questo è comunque crit. E lui recupera un boato. Che due coglioni, ragazzi. Comunque, ha mossa fuoco e mossa erba. Sempre un piacere. Sempre veramente un piacere. Qui, cioè, fare per dire spora. Perché no? Protect di Volcarona più spora, cosa rischia? E qui è difficile perché non sai chi c'è dall'altra parte, ragazzi. Niente, un tordo c'è. Un tordo. Confermo. Non sta pensando a vasto impatto. Oro tordo, eh. Noi comunque stiamo facendo veramente una gran partita. Chiaro, ripeto, Volcarona a seconda della terra che è... Crit questo, bello, ci piace. È molto 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 diverso. Peccato per quel crit di giga assorbimento, ragazzi. Vabbè. In virtù di questo crit lui secondo me ora è obbligato a dover... a dover far polvo rabbia, perché sennò ho paura. Ah, e noi con... è protectless con entomoblocco. È protectless con entomoblocco. È protectless con entomoblocco. Cioè lui si gioca, non voglio fare il sommelier, va bene, però lui si gioca un setupper debole 4 per a roccia, che in qualsiasi cosa Terry comunque è debole a molte cose, protectless. Faccio così per dirvelo, va bene? E ora la partita è ovviamente finita. Questa però è una partita che mi dà un assist clamoroso per trascinarvi con la forza su quello viola. Ripeto, non per estorcervi un abbonamento, ma per offrirvi la soluzione. Perché la soluzione c'è. E si chiama Best of 3, a lista aperta. Adesso abbiamo anche una gradatoria, abbiamo una bella ladder, abbiamo una robina divertente. Giochiamoci. Questa è ovviamente una partita finita. Però vi ripeto, dettata molto da... questa pennellata di incoscienza del nostro avversario, che a lista chiusa non puoi sapere. Vabbè, il battle spot è purtroppo tristemente questo. Il competitivo però è un'altra cosa. Noi però siamo comunque consci di aver fatto una bella partita. L'abbiamo giocata molto bene, sono contento. L'abbiamo giocata molto bene, abbiamo letto bene gli ingressi di Lando. Però l'abilità alla volte si ferma quando dall'altra parte ci sono troppe tech. E qui, insomma, è il caso specifico. Ma il sorriso non ci va via. E facciamo una terza partita. Allora, c'è un Bruxfish, Pokémon bruttissimo. Io mi metto dietro il Dusclops Saracqua. Bello intanto che nel video abbiamo portato 3 volte l'acqua. Non è scontato quando provi un team con la gemma rara, che la gemma rara venga giocata. Lui ha fatto una lead. Osta. Fammi andare di... Così non ho visto se lui si è boostato o meno con il booster. Non l'ho visto, bambini. Era Fire Ammuzzo, così, nonostante sia meno uno.
Stavo parlando della gemma rara di Aracco e non ho visto se si è aumentato la speed. No follow me, è un pazzo. Lasciatemi dire, è un pazzo. Perché io qui vado doppio di knock-off stomping, knock-off U-turn, anche probabilmente basta flutter e via giù. E non ho rivisto neanche ora con indagine, sono un coglione sono. Poi per fare questo? Fai di cuggio. Vabbè, comunque. Ma ragazzi, quando ti vogliono trollare in Battlespot, ma tu puoi solo ringraziare. Non so se tirare, ti dirò la verità, caro spettatore. Non ho bisogno di tirare, faccio le kill già su tutti. Forse su Tornados mi perdo una kill. Vediamo, dai. Mi fanno morire. Rickroom. Aspettava Tailwind lui, capito? Mamma mia! E voi non volete venire a fare la Best of 3 lista aperta? Tra l'altro 250 partite praticamente già fatte in meno di 48 ore, quindi sono molto contento. Ogre por con knock off, ragazzi! Mi sanguinano gli occhi. Mi sanguinano gli occhi, lui la leva. Mi sanguinano gli occhi. Mamma mia, signore, cielo benedetto. Vediamo chi è che si prende in knock-off. Guarda. Non mi scontento io, eh. Non sono mica scontento io. Bello comunque questo team con una doppia modalità. Tanto anche noi abbiamo segnalato un distorto zone, più attenti di voi l'avranno notato, io non l'ho menzionato nell'introduzione, ma c'è. Ragazzi, iscrivetevi al canale, voglio fare 100k, mi date una manina, bambini. Tra l'altro, se lui... è la sorbisfera, infatti, stavo dicendo, se lui ci affoca il nastro... questa critta sicuro, perché ha meno 2. Allora, c'è Chen Pao, quindi lui cosa vuol fare, ora? Sacca la pancia. Allora, vento in coda non c'è. Vento in coda non ci serve. Anugaz U-turn non basta. Frana è bella. Ogepon se ne va. Tenta Flutter, muore, se no ci deve far vedere il quarto. Ci fa vedere il quarto. È un Roaring. Non è booster roba. Si gioca tutto su questa predict qui. Non arriva il Sucker Punch, ma arriverà il Flinch. No. Merda. Bravo. Bravo, bravo. Se lo fa ora Sucker Punch non è gusto. È che io ve lo dico, qui lo sapete cos'è che ci rompe le uova nel paniere? Il knock-off. Che ci ha fatto prima. Se no ora io entravo con un Dusclops in salute con il condense e mettevo Trick Room. Vieni, fedele partner.
ovviamente col cazzo che entra la doppia protect. Io la faccio solo per doggiare questo, sperando che lui non abbia breaking roba. Ok. Che cazzo di danno è? Ok, Chen Pao, ma che cazzo di danno è? Complicato. No, io rimango da knock-off overpon. Gio ad Asclops, knock-off overpon. Qui raga di vasto impatto non purtroppo facciamo nessun genere di kill. Direbbe un bel crit. Lui è stato bravo in quel turno, è andato sul Lando. Ah, se moriva invece avevamo vinto. Se moriva avevamo vinto. Perché poi il turno dopo ne avevamo un altro. Avevamo knock-off da Ascot, vabbè. No, vinto era un parolone, no, non avevamo vinto, però avevamo una partita da giocarci. Basta fare il sommelier. Se no poi risulti antipatico. Va bene ragazzi. Video perfetto per annunciarvi della Best of 3 a lista aperta. Video perfetto perché proprio racchiude un team con potenziale. Giocato si può dire tutto sommato bene. Voglio vedere l'oggetto di quel troiaio. Ciondolo, chiaro, chiaro. Bisognava metterci anche un tocco di... Che però perdi perché sei teccato. Passa la voglia di giocare. Ma la voglia di giocare non passa perché avete la possibilità di farlo. E ve lo dico non per estorcervi un abbonamento, che peraltro potete fare anche gratuitamente con Prime. Se poi volete dare Prime a quell'altri, io che vi devo dire? Però io vi offro un sacco di roba, ragazzi. Chi vi offre di più, non penso altri. Vi mando un bacetto. Oggi alle 18 ci vediamo in live per team buildare. Aracqua, non male. Me l'aspettavo peggio. Fatemi sapere nei commenti.